Io credo che questa ultima fase di mercato, tra l'altro devo anche ringraziare il presidente e la società per come abbiamo operato. Quello che abbiamo fatto era qualcosa che rientrava in alcune logiche di completamento di un organico. Adesso è chiusa questa fase, fortunatamente, perché lasciare queste porte aperte con qualche spiffero non è mai produttivo. E quindi adesso ci ributtiamo nel campionato, è una partita non facile, però credo che piano piano stiamo cercando di fare quello che io chiedo, no? Quello di una squadra che saprà essere sempre di più squadra, con unità di intenti, con spirito di partecipazione, con spirito di sacrificio. Mi aspetto un'ulteriore crescita, è chiaro. Parlate con uno che io sono molto ambizioso, ok, però l'ambizione non va sventolata, l'ambizione sta nel stare sul pezzo, nell'essere attento, nella cura dei dettagli, nella voglia e la determinazione di ottenere qualcosa di importante. Quindi io, come vi ho detto prima, preferisco andare forte, magari anche a fari spenti, ma questo non perché non voglio o voglio alleggerirmi di responsabilità, no, io voglio solo che la squadra sia concentrata su quello che è il quotidiano, la crescita, e poi quello che noi riusciremo a fare sarà il campo, sarà il nostro, quello che noi costruiamo durante la settimana. È chiaro che adesso ci sono dei valori importanti, abbiamo completato alcune cose che secondo me erano indispensabili, e adesso spetta a noi, spetta al campo e anche a cercare di ridurre anche il più possibile i tempi di costruzione di questa squadra. Ecco, quindi devo dire che la partita in casa con il Trapani è stata, da questo punto di vista, insomma, mi ha dato abbastanza garanzie, no? Di una squadra che sta ricercando qualcosa di importante. Quindi c'è solo da continuare, da intensificare, da migliorare, da lavorare. Queste sono le cose più importanti che ci devono rimanere molto, molto ben chiare nella testa.